Infezioni umane da Aestrosovis sono patologie a carattere sporadico che rappresentano una problematica importante di salute pubblica e nell'ambito della travel medicine, considerato il crescente aumento delle loro incidenze in contesti non agropastorali, talvolta urbani. A questo proposito, presentiamo due casi clinici che hanno interessato due giovani turiste straniere, registrati tra maggio e giugno del 2018 nel nord Sardegna. Le pazienti all'anamnesi hanno riferito di non aver avuto alcun contatto con animali domestici o selvatici, una sensazione di corpo estraneo nell'occhio, acuta ed improvvisa. All'esame clinico mostravano blefarospasmo, iperemia congiuntivale e piccole larve mobili e traslucide di circa un millimetro. Le larve tempestivamente rimosse dalla congiuntiva sono state identificate come L1 di Estrosovis attraverso le chiavi morfologiche di Zumpt, confermate poi molecolarmente. L'approccio One Health, che prevede la collaborazione di medici, medici veterinari, biologi ed entomologi, è di fondamentale importanza per comprendere appieno tutti i risvolti di salute pubblica, salute animale, epidemiologia e strategie di controllo efficaci per questo parassita.